Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In un video di oggi abbiamo parlato delle recenti proposte portate dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico in Parlamento riguardo la futura riforma pensioni. Vediamo che cosa ne pensano i sindacati. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Nell'ultima nota stampa ripresa da DN Kronos, il dirigente sindacale Ghiselli ha specificato, parlando della relazione INPS, i temi evidenziati sono rilevanti come la flessibilità in uscita, il riconoscimento dei lavori gravosi, la solidarietà intergenerazionale, il fatto che la spesa pensionistica italiana netta è inferiore a quella dichiarata a livello comunitario e anche gli effetti della pandemia sulla speranza di vita e sulla previdenziale vanno adeguatamente considerati. Nello specifico, riguardo alle proposte avanzate da Tridico, è intervenuto anche Ghiselli sottolineando come siano totalmente distanti dalla piattaforma sindacale. Le ipotesi di riforma analizzate dall'istituto sono molto distanti dalla piattaforma sindacale. Per noi, spiega Ghiselli, sarebbe inaccettabile un'uscita a 64 anni con 36 anni di contributi e con il ricalcolo contributivo o la liquidazione a 62 anni sulla sola pensione maturata nel regime contributivo. Poi in chiusura è venuto un ulteriore invito al confronto per capire se le proposte avanzate da Tridico stiano incontrando il parere favorevole del governo. Dunque non resta che sperare che il governo finalmente fissi una data di incontro con i sindacati affinché si possa aprire il cantiere per la riforma previdenziale. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!